allora, di nuovo in onda. Volevo diciamo prendere una strada laterale per questa ultima parte del nostro dibattito e poi dopo riallargare naturalmente lo sguardo alle questioni internazionali ed europee di cui ci stavamo occupando, su una questione che è stata tirata fuori dal Foglio da Luciano Capone con il PM Gratteri, capo della Procura di Calabria, il quale ha scritto la prefazione a un libro di Angelo Giorgianni, magistrato della Corte di Appello di Messina, è stato sottosegretario dell'interno durante il governo Prodi, che insieme a Pasquale Bacco ha scritto un libro, Strage di Stato, le verità nascoste del Covid-19, con la tesi che i decessi occorsi durante la pandemia non sarebbero stati prodotti dal virus che, virgolettati, è una banale influenza, ma dalle cure sbagliate dei medici, dalle misure restrittive del governo, con accenti di antisemiti, il complotto, eccetera, eccetera. E insomma, una persona di una posizione di grande rilievo e anche insomma, molto apprezzata nel suo campo, eccetera, come il procuratore Gratteri, ha accettato di fare questa prefazione, quindi in qualche modo di avallare, David, questo. No. Noi alla terribile zanzara un mese fa intervistammo questo medico, questo Bacco, questo negazionista incredibile, e io gli chiesi proprio questo, cioè gli disse: ma scusa, ma il procuratore Gratteri probabilmente non l'avrà letto il libro. E Bacco dice: no, l'ha letto proprio, l'ha letto. E come? Quindi, sai, alle volte ti chiedono di fare una prefazione, tu magari conosci Giorgianni che è un tuo ex collega e qui uno dice: peggio mi sento, e quindi ha fatto la prefazione del libro. Però secondo uno dei due autori, ora lì dentro c'è la massima summa del negazionismo, sì, complottismo. Scusami David, solo per precisione, sono i virgolettati riportati, sì, in questo articolo di Luciano Capone, che dice, che elogia Gratteri, Nicola Gratteri elogia gli autori del libro, e c'è scritto: il coronavirus assolutamente banale, non ha ucciso nessuno, le mascherine dannose, i vaccini sono pericolosi, vogliono trasformarci in OGM, nel vaccino c'è l'acqua di fogna, potrebbe determinare la sterilità nell'uomo, insomma... Non solo, c'è il solito complotto, Rothschild, Rockefeller, contro il mondialismo, insomma tutte le follie, le fake news messe all'ennesima potenza. Io mi auguro che nelle prossime ore il procuratore Gratteri, che è persona molto molto seria, è impegnata peraltro nell'aver messo in piedi un maxi processo come non se ne vedevano da tempo, insomma una procura che è mobilitata con il più alto numero di persone rinviate a giudizio, questo processo che viene seguito da tutto il mondo, e io mi auguro che il procuratore Gratteri qualcosa dica, insomma, perché qui adesso, senza voler citare la vicenda Palamara, che qui non c'entra nulla, ma insomma c'è un problema anche di credibilità della magistratura, perché se una persona così autorevole ha messo la sua firma su un ciarpame come su contenuti come questo, quello che dice nella prefazione a questo libro Strage di Stato, Gratteri scrive: sono degni di che gli interrogativi contenuti in questo libro sono degni di approfondimento nelle sedi competenti. Io ho letto alcune parti del libro, sono degni di un manicomio in realtà, non di un approfondimento psichiatrico i contenuti di quel libro, non di un, cioè ci vuole un bravo medico ma uno psichiatra specializzato per analizzare i due autori, perché il delirio è conclamato proprio. Allora vado da Marco Conti con questa